Nel nord Italia, giorni di orribili e distruttive tempeste di fulmini e acqua. Un'ombra oscura si estende sul mondo, portando con sé una tempesta di eventi catastrofici. Le profezie si stanno compiendo e le forze del male si scatenano con violenza inaudita. È tempo di un risveglio spirituale, di una rinnovata dedizione alla preghiera e alla contemplazione. Nonostante le tenebre che ci circondano, la speranza non deve mai essere abbandonata. Affidiamoci a Dio e stringiamoci attorno a Lui in questo momento di grande prova. San Michele Arcangelo ti avverte tramite Luz de Maria, su quello che avverrà in Europa e in Italia, un segno orribile dell'arrivo della guerra. Leggiamo il messaggio. Figli, l'uomo della distruzione sarà ucciso nel suo stesso sangue, come ha permesso lo spargimento di sangue degli altri, e l'inferno lo attende per l'eternità. Popoli del mondo, vi invito a distaccarvi immediatamente dal peccato, a ricevere con urgenza il sacramento della penitenza, pentendovi profondamente delle vostre colpe, affinché possiate ottenere misericordia. Una terribile catastrofe si abbatterà su di voi. Molti periranno a causa di un vaccino letale, creato dall'uomo per seminare morte. Le vite innocenti dei bambini abortiti sono offerte in sacrificio a Satana, insieme a molte altre anime innocenti. Figli, preparatevi alla feroce persecuzione che vi attende. Non vacillate di fronte all'orrore imminente. Siate forti in me, poiché io vivrò in voi se confiderete in me. Il mio sacro cuore è oppresso per ciò che sta per accadere. Popolo mio, mentre la mia mano si avvicina al mondo, nel nord Europa e nel nord Italia giungeranno giorni di orribili e distruttive tempeste di fulmini e acqua. Questo sarà il segno inequivocabile che la guerra si avvicina a passi veloci e sarà inevitabile. Fulmini squarceranno i cieli e la terra tremerà per la paura. Ma coloro che si sono rivolti a me non avranno timore. Ho lasciato con voi i sacramentali che vi aiuteranno e vi proteggeranno, in unione con la preghiera del Rosario, quando la mia Chiesa e i suoi sacramenti non saranno più con voi. Questo sarà il tempo del caos e della disperazione, un'era oscura in cui il male regnerà incontrastato. Il mio sacro cuore è pieno di dolore per quello che vi attende, ma non c'è più tempo per la clemenza. La giustizia divina sta per abbattersi sulla terra. Restate vigili, pregate incessantemente e preparatevi a resistere nel nome del Signore, perché solo chi avrà fede sopravviverà all'apocalisse imminente.